Ciao a tutti amici e amiche di BPM Power. Come preannunciato nel video precedente, sono arrivate nel nostro store due GPU Gainward, la Phantom GeForce RTX 3090 che già abbiamo visto e la Ghost GeForce RTX 3060 che invece vediamo ora. Perciò tenetevi pronte. Prima però vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube e di attivare la campanellina per non perdervi nessuno dei nostri video. Ci siete? Ci siamo! Iniziamo! La Gainward Ghost GeForce RTX 3060 supporta lo standard PCI Express 4.0x16, l'ultima generazione, anche se risulta molto robusta con un doppio pannello protettivo per disperdere il calore e donarle robustezza, però non è in metallo. Prima differenza che però salta all'occhio con la 3090 è il sistema di raffreddamento che è gestito da due ventole dotate del design Advanced Fan Blade che aumenta la stabilità della rotazione della ventola. Grazie alle incisioni sulle lame il flusso d'aria è più regolare, di conseguenza la vibrazione della ventola e il rumore sono molto inferiori rispetto allo standard. Sto parlando anche qui di una GPU con 8 pin come connettore di alimentazione, ben 12 GB di RAM GDDR6, non GDDR6X, con una larghezza di banda di 360 GB al secondo e una velocità clock di memoria di 7500 MHz. La dimensione del processore è di 8 nanometri. Per quanto riguarda la connettività, troviamo un ingresso HDMI 2.1 in grado di arrivare fino a 8K, anche se giocando non ve lo consiglio proprio, con l'ausilio di 3 display port. Insomma, possiede moltissime caratteristiche simili alle sorelle maggiori, ma ovviamente a un prezzo molto più contenuto. Ma come se la cava nelle prestazioni di gioco? Beh, è qui che si nota una sostanziosa differenza con le serie più elevate. Su Battlefield 5 arriviamo in 4K a 54 fps, mentre Full HD 142 frame al secondo. Per quanto riguarda uno degli ultimi titoli di Tomb Raider, ovvero Shadow of the Tomb Raider, in 4K arriviamo a 44 frame al secondo, mentre in Full HD ben 114 frame. Risultati comunque niente male. Stiamo perciò parlando di una GPU di qualità, pensata per essere una variante più economica dell'attuale serie RTX 30. Ma per spiegarvi bene le differenze con tanto di pregi e difetti, vi avvisiamo che a breve arriverà sul canale una comparazione tra la Phantom 3090 e la Ghost 3060. Potete già immaginare come andrà. Potete trovare la Gainward Ghost GeForce RTX 3060 su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube, mettere mi piace alla nostra pagina Facebook e a seguirci su Instagram. Mi raccomando, attivate la campanella per non perdervi nessuno dei nostri video. Ciao e alla prossima!